piacere di incontrare nuovamente Alessia Donati. Siamo qui alla conferenza stampa Miss Ex per parlare di una cosa un po' particolare, un libro che hai scritto. Allora, sì, la novità di questo momento è il mio romanzo erotico che grazie alla Vallardi Editore ho avuto la possibilità di pubblicare. Anticipo che non è la mia autobiografia, perché è la prima domanda che tutti mi fanno dopo averlo letto. Però posso dire che questo libro è pieno di storie mie, storie che mi hanno raccontato, io ho fatto mie, e storie inventate spudoratamente che però non sono reali, non sono surreali. Per cui è un bel romanzo, è un romanzo fresco, leggero, non volgare, ma con una carica di erotismo altissima, che io consiglio soprattutto alle coppie, ma anche ai maschietti o alle donne, comunque a chiunque abbia voglia di una lettura spensierata e, perché no, calda. Senti, interpretando un po' magari i pregiudizi della gente, come viene a una pornostar o comunque un personaggio come te di scrivere un libro? È una tua passione che avevi da tempo o qualcosa che è venuto nell'ultimo periodo? No, allora, quella di scrivere è sempre stata una passione che mi ha accompagnato in tutta la mia crescita. Quando ero piccolina, i classici diari con lucchetto e la chiave ben nascosta, poi crescendo sono passata al Moleskine, che penso bene o male tutti sappiano cosa sia, comunque un piccolo taccuino o con le pagine bianche, con le righe, quadretti, dove ognuno può segnare, poi tu che sei del mestiere sicuramente sai cosa sia. E quindi è sempre stata una passione quella di buttare sulla carta pensieri, sogni, storie inventate. Ho avuto la possibilità, mi hanno dato la possibilità di metterli concretamente in atto questi, ed è nato questo progetto, questa collana, la collana Tabù, che Vallardi ha appunto ideato, collana erotica del quale Lucia, il corpo di Alessia, è il primo romanzo insieme a un altro che è uscito. Vediamo un po' come i lettori diciamo recepiscono il messaggio che volevamo lanciare. Noi speriamo bene, perché veramente soprattutto è piacevole la lettura, quindi io penso che quando un romanzo sia piacevole da leggere poi comunque lasci un bel ricordo. Senti, 1, 2, 3 ottobre Miss Ex a Milano, cosa dobbiamo aspettare? Vabbè, 1, 2, 3 ottobre, innanzitutto il 3 ottobre mi mangio le dita perché io non potrò essere a vedere una partita importantissima, però purtroppo il lavoro è lavoro. Ricordiamo che arriva l'Inix a Milano per sfidare l'Armani. Arriva D'Antoni, torna Gallinari, vabbè, però col cuore sarò a pochi metri di distanza. Dal Miss Ex tanto calore, tanta carica, tanta voglia di far divertire e di divertire. L'ultima domanda, mi hai girato un assist incredibile, l'Olimpia, l'Armani Jeans quest'anno, come te l'aspetti? Ma potenzialità ce n'è tantissime, vediamo un po' il nostro allenatore cosa farà. Vabbè, sappiamo che... No, guarda, io ho una possibilità, la do a chiunque, per cui vediamo. Quello che è sicuro è chiaro che ti vediamo sempre lì a tifare. Beh, no? Ovviamente in contemporanei come impegni professionali, appena potrò io ci sarò. Perfetto, grazie, in bocca al lupo.